loro contributo nel farci crescere, cosa vi serve, cosa avete bisogno, queste sono cose importanti. Quindi faccio in bocca al lupo a tutti voi in Monte Volley, incluso le sorelle di voi, sono loro quelle che mantengono insomma la barracca, l'assessore che ci possono essere sempre vicini e che ci aiutano nella crescita di questa associazione. Questa è la cosa più importante, al di là dei risultati. Poi se vengono con i risultati, ben peggio, rivediamo. Entrerete in un palazzetto molto bello, molto bello. C'è una bellissima illuminazione, piatto di arancione. Dove sta Davide? Quindi trattiamolo bene, usiamolo bene perché a noi rimane, a voi rimane. È casa nostra. Ok? Sì, grazie. In bocca al lupo. Grazie. I nostri ragazzi, vogliamo far crescere i giovani, come dicevano l'assessore e il sindaco, anche se sono Juventina dove vincere, però voglio dire, noi dobbiamo, l'obiettivo nostro è crescere e far crescere i nostri giovani. L'obiettivo è prendere il marchio di qualità FIPA significa che il nostro settore giovanile deve crescere. E questo ci dovete aiutare anche voi veterani, dovete stare vicino ai ragazzi e dovete essere da motore e traino ai nostri giovani. Avete due spalle forti, Costantino e Luigi, quindi io e Rosita, quel che possiamo fare lo faremo sempre perché abbiamo la passione, abbiamo il sangue di mio padre, di nostro padre che scorre nelle vene, quindi ci sono tutti i presupposti. Lascio la parola. L'esempio lampante è la crescita di Gaetano che è venuto bambino in Modena. Ma le Gaetano. No, no. Allora, io sono felicissimo di. Mi posso vantare di aver consigliato vivamente alla società di puntare su Costantino perché è una persona. Innanzitutto, io, ogni volta che ultimamente parlavo con Annalisa, dicevo sempre: tu hai preso una grande persona. Per sua fortuna e per nostra fortuna è anche un grandissimo allenatore e spesso le due cose non sono per forza collegate. Noi abbiamo la fortuna di avere un uomo e un allenatore eccellente, secondo me, e parla uno che si vanta di avere chi lanciato i palloni e quando pure lui pensa di fare un esercizio, pure l'altra volta mi tolgo la giacca e mi metto i palloni sotto le spalle perché li deve lanciare. Per me è un vanto aver collaborato con Costantino, ho preso tanto da lui e lui... Io ricordo ogni cosa, anche il grazie. Quando le mie ragazze prendono i palloni io dico grazie o sempre per favore. E quella è la cultura brasiliana che il Signore mi diceva sempre quando ero un po' più giovane e gli davo una mano. Riguardo a noi, ringrazio la società, loro sanno quanto io ci tenga a continuare, sanno che per me è solo passione, lo sanno. E quest'anno mi romperò il culo affinché arriviamo prima perché l'anno scorso ancora mi brucia. Le parole a favore mio e quindi io già sono felice di questa cosa, però è chiaro che sento la responsabilità e mi fa anche piacere avere questo tipo di responsabilità. È chiaro, io faccio una premessa. Quando sono venuto qui, diciamo, il primo approccio è stato con Gigi. Gigi mi ha raccontato un pochettino come era l'ambiente. E fondamentalmente è così, proprio punto punto come ha detto Gigi. Io sono venuto qui innanzitutto perché mi riconosco nei valori del Monte Volley, perché un allenatore
come me che fa oltre prima squadra e pure giovanile deve avere dei valori condivisi con la società. Quindi io, diciamo, dal punto di vista personale vorrei lasciare prima un segno nelle persone, che quando lasci un segno nelle persone, che molti ragazzi che stanno qui abbiamo condiviso già delle esperienze passate, quindi quando rimani nel cuore delle persone ci rimani perché sicuramente qualcosa gli hai lasciato, e noi gli hai lasciato qualcosa perché eri buono, perché magari hai avuto la capacità di saperlo fare. È chiaro che dal punto di vista degli obiettivi noi quest'anno vogliamo fare bene, anzi non vogliamo fare bene, vogliamo fare benissimo, e io ho bisogno di tutti. Quindi quando dico ho bisogno di tutti, ho bisogno veramente dal giovanile alla prima squadra di persone che capiscono che per fare pallavolo in un certo modo, ma vincente non significa vincere, significa essere riconosciuti, che quando andremo a giocare sui campi dovremo essere riconosciuti come una realtà forte, con dei valori forti. E io sono convinto, sto qui e sono convinto di poterci rimanere tanto tempo. È chiaro che ci devono essere risultati, perché sennò, voglio dire, è difficile. Quindi per fare questo veramente dobbiamo dare tutti quanti il massimo, e sono convinto che possiamo farlo. Quindi ripeto, veramente sono felice, non vedo l'ora di iniziare il campionato, aspetto tutti quanti. È chiaro che siamo una famiglia e siamo una comunità, perché maschile e femminile c'è veramente un'unione fondamentale da parte di tutti quanti. Quindi grazie a tutti. Non è solo sportivo, cioè abbiamo preso pure Giovanni D'Antonio, che è un caso. Bravo Giovanni! Mi sono dimenticata di Lagazzi, dove l'assessore ha un modo. E non c'è Alfredo Cirillo, che è l'allenatore del nostro settore, del nostro gruppo amatoriale. Quest'anno insieme a lui faremo un corso di volley di inclusione, perché lo sport deve essere per tutti. Quindi ci sarà con esperti, Alfredo è un esperto, insomma. Che non è parente mio. No, Alfredo Cirillo, esatto. E quindi se avete bisogno di informazioni per qualche parente, qualcuno che ha necessità di fare sport, cioè che vuole fare sport e scegliere la pallavolo, noi faremo una pallavolo di inclusione, che non è il sitting volley. È proprio un progetto che portiamo avanti io e Alfredo già da 3-4 anni, i ragazzi lo sanno perché hanno giocato con questi ragazzi. Quindi magari se qualcuno di voi... Perché quando dice questi ragazzi guardate Giovanni D'Antonio? Giovanni D'Antonio. Il sabato mattina iniziamo questo percorso, quindi se qualcuno di voi è interessato e ci vuole dare una mano con questi ragazzi che hanno bisogno di essere integrati, almeno dal punto di vista sportivo, che poi è sociale, sport e vita sociale sono, camminano di pari passo, venga, ci fa piacere insomma averli, perché sono ragazzi molto abitudinari, quindi hanno bisogno di presenze, quindi se avete la voglia e la pazienza, noi, a noi ci fa piacere. Mi spiace che Alfredo non riuscito a venire perché sta facendo il vino, stava facendo la infatti te l'ho detto, ci deve portare ad assaggiare il vino. Allora ragazzi, lui è Domenico Mazzella, è il proprietario di questo spettacolo di struttura, e lo ringraziamo pubblicamente perché ci dà ogni anno la possibilità di ospitarci in questo, veramente in questo paradiso. Una famiglia che a di lui abbiamo ospitato, perché ormai rappresentiamo tre generazioni, quindi benvenuti. Grazie. Un po' grande, Antonio. Sì, vogliamo fare una squadra, la foto maschile.